Freud rimase sconvolto da un'esperienza che vide sotto i suoi occhi. Andava da, frequentava un ipnotista, Bernheim, e vide un fenomeno che gli ipnotisti conoscono benissimo, il fenomeno di comandi post-ipnotici. Qualcuno di voi sa cosa sono i comandi post-ipnotici? Beh, allora, comunque tutti ne siete soggetti in continuazione. La pubblicità è straordinaria dei comandi post-ipnotici, cioè vi fa comprare quello che non volete, non vorreste mai, ma lo fate. Il comando post-ipnotico che vide Freud era questo. A un paziente, a un cliente, Bernheim disse: alle 9 di questa sera, quando lei sarà a quella determinata festa, lei si alzerà, andrà a cercare un ombrello, andrà in mezzo alla gente e aprirà l'ombrello. E questo paziente, essendo in trance profonda, prese questo comando, un comando post-ipnotico, andò alla festa, come tutte normalmente, e quando scoccarono le 9 di sera, cercò un ombrello e lo aprì. E fin lì uno dice, beh, in fondo, vedete la pubblicità del dentifricio tal dei tali, e dopo, senza che nemmeno ci pensiate, andate al supermercato, trovate quello, lo comprate, stessa cosa. No, lì c'è una cosa molto più interessante, Freud è un uomo molto intelligente, e quando la vide rimase sconvolto. Perché qualcuno si avvicinò a questo signore che aprì l'ombrello, e gli disse, scusa, ma perché apri l'ombrello qua, mica piove? Sapete cosa lui disse? Cosa avrebbe dovuto dire se fosse stata una persona con un minimo di coscienza? Cosa avrebbe dovuto dire? Se ti capitasse di aprire l'ombrello lì, io ti chiedo perché lo fai, cosa mi dici? Brava, non lo so. Questa è la domanda corretta, non lo so. Non andò così. Lui disse, lo apro perché volevo vedere come era fatta la chiusura. Molti avevano già visto dei comandi post-ipnotici funzionare, ma ci vuole il genio di Freud per dire, ma cos'è sta roba? Cioè, noi facciamo delle cose per cause che non conosciamo. Questo l'aveva già detto benissimo Spinoza. Spinoza nel 1632, quindi quasi 400 anni fa, insomma. Diceva degli esseri umani, gli esseri umani sono meccanici, sono causati da cause di cui loro non sanno nulla, però credono di essere consapevoli, come ha già detto Spinoza. Quindi siamo, poi Spinoza dà una soluzione a questo. Freud rimase sconvolto e disse, ma se io compio un'azione per una causa che è il comando post-ipnotico, e lì per lì dico che lo faccio perché voglio vedere la marca dell'ombrello, voglio vedere quanto è grande. Cosa significa? Com'è che questo funziona? Vuol dire che io ho bisogno di giustificare le mie azioni in un modo ragionevole. Devo trovare una ragione. Quando me ne viene in mente una, eccola, l'ho fatto per quello. Comprendete questo fatto? Questo episodio di Freud ha segnato proprio la psicologia contemporanea. Noi non siamo padroni delle nostre azioni, non sappiamo come avvengono. Okay, questo è il primo passaggio. E questo ha molto a che fare col tema di cui parliamo oggi, cioè il potere. Ora affronteremo la tematica del potere. Ok, sono preso due appunti stamattina. Gli animali sono guidati dagli istinti. Un leone si agisce in un certo modo, non perché lo sceglie, ma perché ci sono degli istinti che lo portano ad agire in questa maniera. Gli esseri umani, si dice oggi, non hanno istinti. Hanno delle pulsioni, delle tendenze, ma non degli istinti. Quindi potremmo dire che l'essere umano è un nuovo progetto non finito. Mentre un gatto fa un certo percorso e arriva a fare il gatto, l'essere umano dipende da quale contesto viene educato. Può essere educato a fare il guerriero, può essere educato a fare il monaco, può essere educato a fare il contadino. Dipende dal contesto. Okay.
Questa è la prima cosa da sapere, molto chiara. Quindi, mentre gli animali sono guidati da istinti, quindi non hanno bisogno di porsi delle regole, gli esseri umani sì, per vivere in società, qualunque società sia, qualunque gruppo voglia funzionare di esseri umani, ha bisogno di regole. Gli esseri umani si danno delle regole. Regole di comportamento. Questo è bene, questo è male. Questo si può fare, questo non si può fare. Chiamiamo queste regole l'etica, l'etica, quello che ci dice cosa possiamo fare, come possiamo comportarci, e così via. Allora, se andiamo a vedere un antropologo importante come Lévi-Strauss, ci dice che ci sono due tipi di società. Le società che hanno privilegiato l'armonia e le società che hanno privilegiato l'efficienza. Cosa vuol dire che hanno privilegiato l'armonia? Che per queste società la cosa più importante era essere in armonia con la natura, con i bambini appena nascevano, rapporto madre-bambino, all'interno del gruppo. Questa per queste società era importante, valore fondamentale. Per altre società è più importante l'efficienza, cioè porsi degli scopi e raggiungerli. Quindi non è tanto importante come ci arriva agli scopi, basta che li raggiunga. Le società dell'efficienza hanno sviluppato tecnologie più avanzate. Le tecnologie più avanzate si sono tradotte anche in armi più potenti. E allora, secondo voi, quando una società che ha privilegiato l'armonia e una che ha privilegiato l'efficienza, la tecnica e lo sviluppo delle armi si scontrano, si incontrano, quale delle due prevale? Ecco perché nel mondo le guerre sono così diffuse e la storia dell'umanità che noi studiamo a scuola è una storia di guerre, di battaglie, di sovrani che si vanno in guerra. Non è la storia dell'empatia, la storia della bontà umana, non lo è. Allora, nelle società dove prevale l'efficienza, viene prima o poi a annidarsi il virus del potere. Potere. Cosa vuol dire potere? Vuol dire questo. Questo noi usiamo nel nostro lavoro, poi vi dirò due cose, facendo dopo una piccola pausa, vi dirò qualche altra cosa su dove lavoriamo io, Dario ed altre persone. Usiamo questi simboli per farci capire, sono simboli creati apposta per farsi intendere. Questo simboletto qua, questo qua è il simbolo del potere, lo vedete, un pallino nero in alto e due pallini neri in basso. Quello in alto è l'elite che comanda sugli altri. L'elite, quella che comanda, sfrutta generalmente gli altri. Invece in quest'altro modello qua, basato sull'armonia, vedete dei cerchietti, cioè queste le persone hanno pari, si considerano pari dignità di tutti. Quindi il primo si basa sulla parità, l'armonia, il secondo sulla disparità. Guardate che ancora oggi questo tema è presente nelle diatribe filosofiche. Leggevo l'altro giorno su Micromega un articolo di Paolo Flores d'Arcais, il quale commentava, diceva: di fronte a una persona fanatica, di fronte a qualcuno che ritiene giusto deviare un aereo oppure governare in modo corrotto, io non ho argomenti se prima non ci mettiamo d'accordo su una cosa. Questo accordo su un principio, che siamo tutti uguali, abbiamo pari dignità. Se non ci mettiamo d'accordo su questo principio base, la persona che dice non è vero, io mi ritengo superiore, e chi si ritiene superiore fa quello che vuole.
Non si riesce con la logica a dirgli che non va bene così. Non è mai servita la logica. Okay. Adesso vi dico due cose a proposito dell'efficienza. Io ho frequentato una scuola anche buona, il liceo Colombo di Genova era un eccellente liceo. Ho studiato storia, male, perché non c'ero portato per la storia. Però l'ho studiata, come tutti. E mi ricordo che, studiando la storia, mi davano una marea di dettagli, che poi mi sono dimenticato nel giro di 10 giorni, finito l'esame di maturità, ma non mi hanno dato le linee fondamentali, capire cos'è la storia. Bene, la storia, una parte importante della storia è capire il movimento delle idee che ci stanno dietro, quali sono queste grandi forze che si muovono, le forze dell'economia, le forze... Allora, lo sbarco di Colombo in America, che oggi ancora viene festeggiato, il Columbus Day, se si legge la storia vera di questo sbarco, e potete vederlo nel Howard Zinn, Storia del popolo americano, un libro ben noto in America, Storia del popolo americano, vi dice com'è andata. E allora se vi leggete quel libro, veramente oggi festeggiare quel giorno è difficile farlo. Perché Colombo è andato là e doveva portare a casa dei soldi, dell'oro. E per fare questo non hanno avuto nessuno scrupolo lui e i suoi seguaci. Prendevano le donne degli... Pensate che le popolazioni là, quelle che hanno incontrato loro, non posso generalizzare, ma quelle che hanno incontrato loro erano popolazioni ospitali, dove appunto prevaleva l'armonia rispetto all'efficienza. Non erano armati. Erano popolazioni dove non c'era la giustizia punitiva, dove una persona si comportava male, si creava... un consiglio del villaggio e si vedeva cosa si poteva fare per rimediare, cioè c'era molto dialogo. Era una società dove non esisteva il furto, non esisteva la violenza sessuale. Noi europei ci ritenevamo superiori, e effettivamente lo eravamo, ma nelle armi, non nello spirito. E quello che Colombo e seguaci hanno fatto è tremendo. Hanno preso delle persone, erano chiuse nei recinti. Soprattutto le donne prendevano le cine, poi dicevano: se tuo marito non torna, i mariti dicevano: se non tornate entro 15 giorni con tante oro, tagliamo le mani alle donne. E questi sono stati i mezzi di scambio tra la nostra civiltà e quella civiltà lì. La storia del popolo americano è qualcosa che va letta, e io credo che le scuole serie dovrebbero farlo. Ma questo non vale solo per l'America. Altre volte, facendo molti gruppi, ho fatto dei test per vedere quante persone conoscono il genocidio che c'è stato in Congo belga, negli anni 90, 890, Leopoldo II del Belgio. Quest'uomo era il periodo del colonialismo, quindi tutta una filosofia completamente diversa da quella di oggi. Lui fece questo escamotage, riunì sovrani europei e disse: sentite, io ho visto i congolesi, ho capito che sono in gravi difficoltà, cioè dobbiamo andare a aiutare, datemi una mano, mettiamo insieme dei soldi per portare aiuto a loro. E uno dei sovrani ha detto: ma in questo momento io ho difficoltà finanziarie, non posso, l'altro ma nemmeno io, vabbè, alla fine lui ci è andato, dice: vabbè, mi sacrifico, cosa vai. Nel Congo belga c'era la gomma, bene. Il traffico della gomma era importante, e dovete sapere che accade come nel periodo di Colombo, le persone gli indigeni venivano presi, chiusi in recinti, minacciati, uccisi, violentate le donne, uccisi i bambini, questi dovevano produrre continuamente gomma, andare agli alberi e portarla, se non lo facevano venivano. La popolazione del Congo era 20 milioni. Dopo l'intervento umanitario di Leopoldo II del Belgio, sapete quanti erano? 10 milioni. Cioè, è un eccidio più grande della Shoah. Eh? Ora, a scuola io non l'ho studiato. Ora, la storia della nostra cultura è una storia, non c'è da stupirsi, di violenza. Non solo la nostra, quasi tutte le culture c'è violenza. Perché in quasi tutte le culture, quando la cultura genera tecnologia, la tecnologia genera armi e genera il germe del potere, questo potere viene esercitato da forza. Chi ha la forza la usa. Okay. Bene, oggi ci troviamo in un momento, credo, della storia umana particolarissimo.
credo la prima volta da quando c'è l'uomo sulla Terra che ci troviamo di fronte a un bivio. O facciamo un cambiamento veramente grosso, o probabilmente non abbiamo un vero futuro. Nel senso che la popolazione sta aumentando, le risorse stanno rapidamente bruciando sulla Terra, l'ambiente sta degradando e quindi dobbiamo imparare a vivere in un altro modo. Cioè l'essere umano come predatore non può più funzionare. In natura le prede hanno dei limiti, cioè hanno degli altri predatori, oppure comunque qualunque preda, il leone, non può svilupparsi all'infinito, non può, in Africa non potrebbero viverci 50 milioni di leoni. Morirebbero. L'essere umano ce la fa perché sviluppa la tecnologia, però adesso siamo arrivati a un punto di non ritorno. Quindi ci troviamo di fronte, vedete a questo schema, ad alto vedete l'efficienza. Noi oggi abbiamo raggiunto un'efficienza straordinaria, sapete che c'è una sonda che credo in questo periodo sta arrivando addirittura a Plutone, cioè lontanissimo, ci è voluto 15 anni per mandare una sonda là. Questa sonda ha dovuto passare vicino a Urano, Nettuno, prendere il rilancio, perché la sonda è stata lanciata lì, poi grazie al campo gravitazionale di Nettuno ha fatto un giro prendendo maggiore velocità, e poi Urano ancora un giro, adesso va su Plutone. Cioè abbiamo raggiunto un'intelligenza tecnologica che è incredibile. Anche nella medicina abbiamo un'intelligenza strepitosa, riusciamo a quella che era un'operazione complessa come la cistifellea, adesso si fa con 2 buchetti, 3 buchetti, non si accorge meno. Quindi dal punto di vista tecnologia, guardate questa farina, vedete questo farina qua? Ecco, solo 20 anni fa era impensabile, nemmeno Giulio Verne lo avrebbe immaginato. Adesso qui dentro ci sta qualunque cosa. Quindi dal punto di vista tecnologico non c'è dubbio. Il problema è, questo potere tecnologico si è accompagnato anche a una crescita altrettanto grande dell'etica? Cioè veramente abbiamo sviluppato quella capacità di usare la tecnica solo per il bene e non per il male? Ecco, la risposta è no. No, perché abbiamo nel mondo armamenti sufficienti a distruggere tutta l'umanità almeno 5 volte. Quindi abbiamo delle spese nelle armi che sono altissime. Se impiegassimo questi soldi anziché nelle armi, nelle tecnologie sane, risolveremo i problemi dell'umanità. Quindi vuol dire che non abbiamo risolto il problema centrale, quello della violenza dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura. Ci troviamo di fronte a questo. Allora, se lo sviluppo dell'efficienza, della tecnologia, in questo modo non protetta da un'etica, ci porta alla fine alla guerra, e oggi sappiamo che abbiamo 1 miliardo di persone a rischio di povertà, quindi che non hanno da mangiare, mentre una parte dell'umanità è sovrappeso, che è un'assurdità, non solo è sovrappeso, ma soffre di malattie cardiache e malattie di tumore, queste 2 grandi malattie. Quindi ci troviamo di fronte a uno squilibrio molto grande. La domanda di oggi, quindi, che riguarda non solo la psicologia, non solo la pedagogia, non solo la filosofia, non solo la spiritualità, ma tutte le forze umane, tutte, è come possiamo sviluppare armonia? E siccome a un certo punto poi ho iniziato a occuparmi di psicologia, perché sono passato attraverso la musicoterapia e poi sono arrivato alla psicologia e così via, e ho visto cosa accadeva. Avevo a un certo punto uno studio di terapia familiare, non sapete più o meno cos'è terapia familiare, all'epoca lo studio di terapia familiare è fatto così: 2 stanze con un vetro unidirezionale, uno specchio unidirezionale, 2 psicologi stavano dentro con la famiglia, 2 stavano fuori, perché le famiglie sono parecchio coinvolgenti e quindi occorreva quello. Bene, dopo aver fatto 6 mesi, 1 anno di questa vita, a un certo punto feci una riunione nel nostro studio e dissi a tutti i miei colleghi: ma vi siete resi conto che noi continuiamo a trattare sempre gli stessi problemi, ma praticamente tutti i giorni? Ci rendiamo conto che le persone non sono in grado di relazionarsi attraverso un'apertura del cuore, attraverso un minimo di amore, un minimo, ma che sono lì che si scontrano e che gli scontri tra madre e padre non possono non riversarsi sui figli? Ce ne rendiamo conto di questo? Sì. Ci rendiamo conto che questa cosa avviene anche in Parlamento? Tutti i giorni?
ci rendiamo che questa lotta avviene tra lavoratori e datori di lavoro continuamente. Ci rendiamo conto che la stress degli esseri umani è dovuto al conflitto, che quindi anche una persona da sola può essere in grande tensione perché entra in conflitto con se stesso. E quindi chiesi a loro se erano disponibili ad aprire lo studio a cose diverse, nuove, come dire, continuiamo a fare terapia, ma colleghiamo il lavoro terapeutico con un lavoro educativo politico, cioè un progetto politico che, fondato su che cosa? Come si può sviluppare l'armonia anziché la prepotenza e il potere? Ma loro mi risposero, noi siamo educatori, siamo operatori della sanità, non è compito nostro. Ecco allora, vi presento quest'altra diapositiva, che non è una diapositiva. Viviamo in un mondo alla rovescia. In alto, quello che guida tutto, il potere maggiore, chi ce l'ha? La finanza. Oggi la finanza muove il denaro, credo, almeno 20 volte di più dell'economia. La finanza quindi è sopra l'economia. Pensate, la finanza dovrebbe essere al servizio dell'economia. E invece è l'economia che deve essere al servizio della finanza. E la politica viene dopo l'economia. Voi potete essere il più bravo politico del mondo, ma il ricatto dell'economia e della finanza ce l'avete. Cioè, anche il governo tedesco, di fronte alla BMW, che va attraverso i suoi lobbisti, va a un dialogo col governo tedesco e gli dice, senti, o mi dai queste possibilità o io prendo i miei stabilimenti e li trasferisco in un altro paese. Il governo tedesco non può non tenerne conto, perché 100.000 posti di lavoro in meno sono un grave problema per un politico. Ok. La scienza, dice, cosa c'entra la scienza con la politica? Ma pensate si possa fare attività scientifica senza finanziamenti? Ecco, quella moderna non ci si riesce. Si può fare le ricerche di una volta, ma quella di moderna no. Quindi la scienza deve ricevere finanziamenti. Da chi li riceve? Dalla politica. Che come fa la politica a stare in piedi? Grazie all'economia. L'economia come fa? Grazie alla finanza. Bene, la scienza quindi, abbiamo per esempio la scienza delle multinazionali dei farmaci. Ora ci sono dei metodi di guarigione, delle terapie che non verranno mai conosciute a livello diffuso perché hanno un grave difetto. Non potete immaginare qual è questo difetto? Che non costano niente e che quindi nessuno ci guadagna sopra. Una di queste è la terapia buteico sul respiro, di cui non posso dire niente, potete poi andarla a vedere su internet. Ecco qui che anche la medicina non è libera di fare le ricerche che vuole. Forza. La filosofia sta dietro. Cosa può fare la filosofia in questo stadio? Guardate, all'ultimo posto, l'ultimo c'è l'uomo, ci siamo noi. Noi due, loro, tutti quanti. Dietro di noi, forse proprio ancora peggio, ci stanno i bambini che vengono educati, che oggi sono sottoposti a sollecitazioni terribili per un bambino. E poi c'è l'ambiente. Allora, il nostro compito adesso è prendere atto che il mondo è alla rovescia e ribaltarlo, cioè al primo posto deve essere l'uomo. E il contesto che lo ospita, la terra. Ma queste cose le sapevano gli indiani d'America, non le sappiamo noi. Adesso ci sono gli ecologisti che ci dicono non puoi bruciare le foreste perché è male. Ma bisogna ragionarci su questo. Guardate che gli indigeni americani non avevano bisogno di ragionare che non bisogna bruciare le foreste, perché se brucia le foreste, non brucia le praterie, non c'è più mangime per i bufali e per i bisonti. Se non ci sono più bisonti, non ci sono più gli indiani d'America, fine. Cioè, avevano l'idea della interconnessione che c'è tra tutte le cose. Questa idea dell'interconnessione, oggi, in conseguenza della specializzazione scientifica, in discipline separate, tac, 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 si è andata perduta e va recuperata. Faccio un esempio nella medicina. Chi si occupava di... Chi era neurologo una volta, sapeva ben poco del sistema endocrino. E chi si specializzava in endocrinologia sapeva poco o niente del sistema immunitario. Tutti e tre sapevano molto poco di psicologia. Oggi si è scoperto che queste discipline sono tutte interrelate. Si è scoperto che i neurotrasmettitori
Ok, oggi esiste una nuova branca che si chiama psico, neuro, immuno e endocrinologia. Proprio per interrelare tutti questi sistemi. Ok? Allora, se l'uomo è messo all'ultimo posto, se l'uomo è guidato dalla finanza, dall'economia, dalla politica, dalla scienza servita in parte, non tutta, perché ci sono scienziati che stanno molto attenti a non farsi asservire, ma è molto difficile. Molte persone non ce la fanno a fare ricerche che sarebbero utili perché mancano i finanziamenti. Se tutto questo è vero, ci dobbiamo stupire se al nostro interno di tanto in tanto ci sentiamo scissi, separati, conflittuali, confusi, impauriti o depressi? Ecco, questa è la domanda. Qui vedete i simboli, separato, altri due, perché confusi, impauriti, vedete una barchetta in cima a un'onda che sta per rovesciarsi, depresso, quello che è proprio schiacciato da un peso. Così te dico. A proposito di Piaget, che hai citato tu prima, ci sono state poi, come sai, ricerche dopo Piaget. Piaget è stato un grande psicologo. Come Freud non ha fatto ricerca in senso scientifico classico, perché il suo gruppo di studio, il suo gruppo di lavoro erano i suoi bambini e Freud i suoi pazienti, cioè poche persone. Però tutte e due, sia Freud che Piaget, hanno scoperto delle grandi cose. Entrambe hanno preso anche delle grandi cantonate, veramente grandi. Piaget, per esempio, parlava dell'egocentrismo infantile e poi parlava che invece il pensiero adulto non è più egocentrico. Beh, su questo sbaglio. Le ricerche successive, Donaldson, Margaret Donaldson e altri, hanno mostrato che l'adulto qualche volta raggiunge il pensiero adulto, in genere rimane sul pensiero infantile. Quindi è egocentrico. È proprio per questo egocentrismo, l'incapacità di, cioè la capacità mentre il bambino non ce l'ha ancora, nell'adulto potenzialmente c'è, ma quante volte la usa? È quel problema. Allora, in tutti i contesti in cui si pratica il potere, sparisce la capacità di essere, di decentrarsi. Chi esercita il potere è egocentrato. Questo è il problema. Vediamo un po' che ore sono, non voglio fare niente. Vi stancate? Cioè, riuscite a seguire? Seguite? Ce la fate? Fate segnali, rumori, qualunque cosa, se qualcosa non va. Se volete interrompermi, qualunque momento alzate la mano. Ecco, ok. Faccio ancora 5 minuti, poi facciamo una pausa. Sì, sì, in modo che si sia. Allora, dove diavolo è finito? Oh, è sparito. Allora, di fronte alla paura, perché è una delle cose che attanaglia gli esseri umani oggi, abbiamo due possibilità, le più ovvie reazioni sono: se ho paura, devo armarmi, devo trovare un sistema per proteggermi, ecco qui, quindi mi cerco il potere, cerco il controllo, il simbolo del cane al guinzaglio, lo controllo. Molte persone credono di poter controllare gli altri, come si controllano i cani al guinzaglio, ammesso che ci si riesca. Questo è un tipo di leadership, che non è leadership, il capo che esercita il potere. L'altro modo per lavorare sulla paura è comprendere a fondo da dove viene. E vi dico subito una cosa importante. Un grande maestro come Krishnamurti dice: la paura ci rende ottusi. Non ci può essere vera intelligenza finché al nostro interno alberga la paura. Ma se è così, ed è, dal punto di vista neurologico è così, perché la paura ci mette in stato di difesa. Lo stato di difesa disattiva tutte le parti del cervello che servono a creare qualcosa e ci mette nella condizione d'attacco-fuga. Quindi rende le nostre risposte estremamente semplici. Quindi la paura è un agente di sviluppo di un'ottusità vera, che se dura nel tempo può essere molto grande.
Una persona spaventata è una persona con intelligenza bassa. Chi ha esperienza di esami sa benissimo che in stato di paura alcune persone ricordano a stento il loro nome. Su tutto il resto. C'è stato un periodo che ho fatto una ricerca lievemente sadica, devo ammetterlo, ma poi si sviluppava in una risata. Quando venivano a fare gli esami da me, l'ho fatto per breve periodo, molto breve, ho fatto come fanno alcuni docenti, che avevo avuto giurisprudenza. Guarda uno studente così. Dopo un po' dice, ha finito? Lo studente come si sente? Comincia a balbettare, subito si sente, la lingua si impasta, comincia a fare così, comincia a chiudersi e va indietro. Basta fare così, basta un minuto così. La persona parla, nessun messaggio, zero. A questo punto le prestazioni di questi studenti sono drammatiche. Non sapevano più niente. Poi gli dice, guarda, non scherzo, finiamola qua, così si rende conto che cosa si può fare. Capite che interrogare in una certa maniera o in un'altra fa sì che lo studente dia questo risultato, questo è. C'aveva in particolare un professore di rito ecclesiastico che faceva così. Me lo ricordo benissimo, lui così. Ha finito? Bene, passiamo alla prossima domanda, ha finito? Alla fine dava il voto e quell'altro se ne andava. Nessun contatto. Ora voi sapete che impariamo da bambini, cioè già programmato dentro di noi, che quando la mamma parla da piccoli, noi abbiamo dei piccoli segnali del corpo, che se noi non diamo, la mamma entra in stress. La mamma nei confronti del bambino entra in stress. Bambini autistici che non li danno creano gravi problemi alla mamma. È stata una ricerca favolosa sui bambini autistici, dovuta alla fortuna, tutta fortuna. Faccio una deviazione. Bambini autistici avevano fatto delle varie videoregistrazioni per vedere l'interazione madre-bambino e avevano visto che mentre gli altri bambini, se la mamma fa così, il bambino fa così, cioè c'è una danza, il bambino autistico non si sincronizza con la mamma, per cui la mamma dopo un po' entra in stress. Un giorno un ricercatore va in studio con questi due nastri, quello sulla mamma e quello sul bambino, li fa partire, c'era un bambino autistico, dovevano essere desincronizzati, invece quel giorno lì apre e rimane così, perché il bambino autistico rispondeva alla mamma. Ma com'è possibile? Sapete cos'era successo? Che aveva sbagliato nel sincronizzare lui i nastri, gli aveva ritardato, anticipato quello del bambino autistico di metti di 3-4 secondi. E anticipando i 3-4 secondi allora andava in sincronia. E allora cosa succede? Che il bambino non è che non si sincronizzava, si sincronizzava un po' dopo. Quindi era sempre fuori tempo. Questa è una ricerca pubblicata in un bel libro di Schaffer, oltre la teoria madre-bambino, oltre la teoria dell'attaccamento. Un grande libro che è uscito in lingua anglosassone nel 79, in Italia nel 83, dove riporta queste ricerche. Va bene. Allora, vi sto dicendo che già una madre entra in stress e il bambino non risponde in questo modo. Figuratevi il contrario. Cioè, se io mi trovo di fronte a un'autorità la quale non risponde niente mentre io parlo, non fa nessun segnale. Ma questo è un messaggio micidiale, che funziona a livello inconscio in modo potentissimo. Come dire, questo è un esempio del modo in cui l'autorità falsa, perché l'autorità vuol dire far crescere, da augere, far crescere, cioè la vera autorità è colui che fa crescere, cioè una cosa positiva. La falsa autorità è quella che unisce l'autorità alla potestas, cioè colui che non fa crescere, ma usa quel ruolo in realtà per opprimere. Allora i modi per cui una persona in posizione di autorità può rendere ottusa un'altra persona sono infiniti, È vero o no? Vi è mai capitato di andare in un luogo dove dovete parlare, un ufficio, così, e dopo un po' sentirvi a disagio, non riuscire più a dire le cose? Ecco. Per esempio, una delle barriere che le autorità, che queste, le persone in posizione VAMNAP utilizzano, sono le interruzioni. Voi parlate e lui interrompe. O il pressing, sì, ho capito, ma a questi punti, non essendoci sintonizzazione tra le due persone, tra voi due, voi entrate in stress,
e lui utilizza lo stress per tenere sotto. Questi sono fatti inconsci, sia per l'uno che per l'altro, non è che lo fanno apposta. Lo hanno subito a loro volta e lo praticano ancora. Questi sono uno dei modi infiniti attraverso cui gli esseri umani esercitano di loro il potere, il dominio. Di cui parleremo dopo questa breve pausa, di cui facciamo. Ok, ci fermiamo un attimo. Grazie.